cos'ha sul naso? Cos'ha sul naso? Guarda lì che sono arrivati tutti qua. Che ne sanno loro? Per 9 mesi siamo rimasti nel grembo materno, immersi nell'acqua. L'acqua è anche il primo specchio che la natura ci ha fornito. Ci sporgiamo verso una superficie liquida e lì ci vediamo riflessi, vediamo la forma del nostro corpo. Se poi muoviamo l'acqua con le mani, perché questa nostra immagine si fa chiara, è limpida, si fa movimento, diventa più torbida, meno definita, definita in quel momento che ci rendiamo conto della grande bellezza che ci circonda, che il movimento è parte integrante della natura, in quel momento che guardiamo qualcosa di diverso, di speciale, di bellissimo, qualcosa come questo. Quanto possiate immaginare. Anche loro vivono di sentimenti e relazioni, tutte caratteristiche che credevamo essere soltanto umane. Inoltre vi vedono e vi sentono, sanno perfettamente che siete qui. Quindi con le mani e con la voce, fatevi sentire! Individuare quella che sarà la famiglia che rappresenterà tutta quanta la tribuna, che avrà questo grande privilegio di comunicare con i delfini. Però bisogna avere determinate caratteristiche, se no bisogna essere ottimisti, coraggiosi, dove aver paura dell'acqua, bisogna sapere nuotare.
ce ne sono tanti, eh? C'è qualcuno che si... E quanti siete? Piedi nella bacinella, venite su, accomodatevi qui al centro. Al centro, benissimo, portatevi verso la tribuna, portatevi verso la tribuna. Sì, sì, ecco, ferma qui. La vedo molto convinta però lei. Allora, comunicare cosa significa? Significa fare conoscere, fare capire. Come comunichiamo noi con i delfini? Comunichiamo... Che facciamo? Guarda che c'è dietro. Proviamo a fare avanti. Comunichiamo con le mani, attraverso la gestualità. Ora loro cercheranno di fare un gesto... Cercheranno di fare un gesto, in questo modo chiederanno ai figli di determinato comportamento. Allora, il gesto che dovrete fare è semplicissimo. Quando io dirò la parola attenzione, voi dovrete tendere la mano destra verso il basso. Quando dirò la parola segnale, farete come direttore d'orchestra. In questo modo chiederete ai delfini di fare un movimento rotatorio con emissione di suoni. Prego, venite qua, accomodatevi sulla piattaforma e guardate i delfini. Allora, ti metti qui, ti metti di fianco. Pronti? Pronti, pronti? Mi raccomando, Voi chiederete effettivamente ai delfini un comportamento. Attenzione! Segnale! Fate come i direttori d'orchestra, dai! Fatevi vedere! E l'hanno fatto! Dai! Dai, l'applauso! A proposito di applauso, c'è un esercizio che noi chiamiamo applauso. E facciamo così con le mani. In questo modo chiediamo ai delfini di battere forte la coda sull'acqua. Vediamo cosa succede. Stesso procedimento, quindi attenzione, quando dirò segnale farete un bel applauso forte, dovete farvi proprio vedere e sentire dagli animali, ok? Pronti? Attenzione! Segnale, fate l'applauso, dai, forte, forte! Bravissimi, anche noi ogni giorno possiamo essere bravissimi. Quanto spesso vengono da noi? E sapere che per ognuno di loro noi siamo il punto di riferimento è qualcosa di magico e straordinario. C'è chi è un po' più timoroso, come Cleo, chi invece si conquista con una coccola, come Candy o Pelé, che insomma sono le più dolci e coccolone. Per ricordarvi di questo momento passate insieme a noi. Piacerebbe regalarvi la collanina di Ulisse. Come ti chiami? Anastasia. E questa invece è bella piccolina. Ciao! Il patrimonio comportamentale. Ogni salto ha un significato. Noi comunichiamo con loro invece con le nostre mani, creiamo dei gesti, dei segnali a cui corrisponde sempre una risposta. Volete vedere come? Semplice! Così! Got this feeling in my body.
presentarvi i nostri eroi. Iniziamo dalla più anziana e dal più piccolino. Due delfini straordinari per lei. E il più piccolino è Taras. Ora tocca a Candy e a Cleo. Guardate voi! Splendida, elegantissima, fusolata, si chiama Blu. Dietro le rocce, dietro le rocce ci sono altri delfini, ci sono i maschi, c'è Misha, ci sono Tabo e Golia, c'è Ulisse, il delfino più famoso d'Italia, che è anche il padrino della nuova arrivata. Vorrete da parte vostra, ragazzi, un'accoglienza calorosissima per questa ragazzina di nome Mia. Ed è con il saluto di Mia che è giunto il momento di salutare anche i nostri ospiti di oggi. Quindi alzatevi in piedi, giratevi verso il pubblico e un bel inchino perché siete stati bravissimi! Grazie! Un saluto ai nostri ospiti anche da parte mia, da parte degli addestratori, ma soprattutto, naturalmente, da parte dei delfini! Quando guardiamo gli occhi negli occhi è come tornare bambini. Noi ci sentiamo fine e abbracciarsi e ballare insieme.
con tutti. Let's go.